8 mesi in cui la città dell'Aquila inevitabilmente ha risentito della presenza del boss Matteo Messina Denaro nel supercarcere Le Costarelle, argomento di dibattito all'Aquila, ma anche ingenti misure di sicurezza per ogni suo spostamento in ospedale sino al ricovero. Impeccabile il comportamento della polizia penitenziaria, dispositivo importante pure quello messo in campo dalla ASL per cercare di creare sempre meno disagi possibili all'utenza. L'ospedale è stato presidiato. La città, oggi, dopo che la salma del boss ieri sera è tornata a Castelvetrano per la tumulazione nel cimitero questa mattina, si sveglia con una normalità ritrovata. Il sindaco Pierluigi Biondi ha voluto ringraziare tutti per come è stata gestita una situazione molto delicata, che ha dimostrato ancora una volta come l'Aquila sia pronta a gestire ogni situazione. La morte di Matteo Messina Denaro segna il punto finale su una storia che racconta di dolore, di sangue, di morte, di delitti atroci. Lo Stato nella vicenda Matteo Messina Denaro ha vinto due volte. La prima volta perché ha dimostrato che non esiste nessuno che possa sfuggire alla cattura. La seconda quando lo ha curato come compete ad uno Stato civile, ad uno Stato di diritto. La città ha risposto molto positivamente alle sollecitazioni che ci sono state e questo è stato possibile grazie al lavoro incessante che ha fatto il personale sanitario, che hanno fatto le forze dell'ordine e tutti coloro che sono stati chiamati ad organizzare e gestire una situazione critica come quella di vigilare sul latitante più eccellente d'Italia.